Credo intanto che la persona che per primo vede un alieno, beh, sarebbe per lui un evento estremamente traumatico. Molto probabilmente non so neanche se lo riconoscerebbe, perché lei sa che gli alieni che noi descriviamo nella fantascienza sono sempre composti con pezzi di animali che noi conosciamo, ma un alieno come potrebbe essere? Nessuno lo può immaginare, quindi forse vederlo potrebbe far impazzire, oppure si potrebbe anche non riconoscere. Potrebbe essere qualcosa di talmente lontano dalla nostra percezione da essere irriconoscibile. Sull'umanità poi sappiamo che culture lontane che si incontrano ben difficilmente si amalgamano. Si pensi solamente agli spagnoli quando sono giunti nel Messico. La civiltà azteca è crollata, è la stessa cosa quando Pizarro è arrivato, diciamo, tra gli Incas, la società incaica è crollata. Forse potrebbe succedere qualcosa di questo tipo, temo. Quindi è più probabile che una civiltà extraterrestre sia più ostile che pacifica? Non è tanto poi di ostilità, è che le culture differenti tendono a essere intolleranti l'uno verso l'altra in generale. Non si capiscono, anche perché non c'è comunicazione, si scambiano segnali contraddittori e quindi questo genera una sorta di incomprensione che poi si muta in aggressione e che culmina in un conflitto. E generalmente una delle due culture finisce per essere assorbita e per sparire.